Ciao ragazzi, io sono Lightning e oggi siamo stati invitati a una festa di un ricco uomo d'affari. In queste feste solitamente succede sempre qualcosa di strano, la gente muore. E come ogni detective che si rispetta, non posso mancare. E voi verrete con me. Quindi, non dimenticatevi di commentare per aiutarmi a risolvere il caso. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono felice di vedervi per festeggiare il mio anniversario. Accomodatevi e divertitevi. Dai, tutto sommato questa festa non è male. Cibo gratis, bevande gratis e si balla. E poi c'è veramente tantissima gente importante. Super ricchi. Wow. Volevo delle novità a proposito di quella questione. Non è questo il momento. Dobbiamo divertirci ora. Parliamone una seconda volta. Non finisce qui! Ehi! Sei molto carina oggi. Grazie. Sei molto gentile, prego. Sospetta qualcosa di noi. Questo non è il momento. Finisco di lavarmi le mani e torno alla festa. Sta andando tutto per il meglio. Cosa? Spero non mi abbia visto nessuno. Come mai questo tizio scendeva dal piano di sopra? Molto strano. Salve, signor Nicholas! Di che cosa si occupa? Sono un imprenditore. Sa, vendo immobili che, non possono essere venduti. Ok, ho capito. A parte affari loschi, mi serve un bagno con tutto questo tè. Forse è questo il bagno. Ma sento parlare. Oddio. Non ci posso credere a cosa ho visto. Bella topolona. Oddio, ma tua moglie se ti sente. Amore, eccomi. Il bello delle feste. Succede sempre l'impensabile. Direi che mi prendo un altro di questi. Era buonissimo. Oddio, che è successo? Gli hanno sparato. Fermi tutti, non vi avvicinate. Allontanatevi dal corpo. Qualcuno chiami la polizia. Non ci credo, gli hanno sparato. Tutti dentro. Accomodatevi tutti dentro. Sedetevi. Devo darvi una brutta notizia. Il signor Antonius Checcolazza è stato ucciso. Non può essere, non posso crederci. Purtroppo le brutte notizie non sono ancora finite. Ad ucciderlo è stato uno di voi. Cosa sto dicendo? Non puoi incriminarci così. È stato Nicholas, ha minacciato Antonius durante la festa, credetemi. Non è vero. Sarai tu il colpevole. Lo sanno tutti che te la spassi con sua moglie. Calmi, calmi, sedetevi. Purtroppo l'assassino è uno di voi. Non uscirete da questa stanza finché non avrò scoperto chi è stato. Adesso vi farò delle domande. È arrivata la polizia. Allora, dov'eri quando Antonius è morto? Ero fuori, vicino alla piscina, a festeggiare con gli altri. Ti hanno sentito minacciare Antonius. Cosa intendevi con non finisce qui? Io e Antonius stavamo concludendo un affare. Da diversi milioni di dollari. Solo che all'ultimo, lui si è ritirato indietro. Non voleva darmi la mia parte. E così hai deciso di ucciderlo. Assolutamente no! Torna dentro, momentaneamente sei il sospettato numero uno.
Denaro potrebbe essere un valido motivo. Allora, sappiamo che tradiva suo marito. È vero. Perché? Stava con lui solo per soldi. È vero, ma non l'ho ucciso io. Dov'era quando hanno ucciso Antonius? Dentro casa. Non è vero, stavamo tutti in piscina e aveva una relazione con sua moglie. Sì, questo è vero. Quindi, un valido motivo per ucciderlo. Invece, lei cosa ha preso dal piano di sopra? Non ci sono salito sopra. Sta mentendo. Tutti i sospettati nascondono qualcosa. Ma il colpo veniva da questa direzione. L'arma del delitto. Lo sapevo. Non ci sono più dubbi. Ognuno di voi mente. Ma abbiamo trovato l'arma del delitto. Il vero assassino che ha sparato ad Antonius sei tu. Dove sono le prove? Ecco, vi spiego. Manuel aveva una relazione con la moglie di Antonius. Erano amanti da diversi anni. Il piano di Manuel era aspettare che la moglie Elisac sposasse Antonius per poi ucciderlo ed ereditare il suo patrimonio, approfittando della festa. E mentre era distante, ha sparato. Ok, confesso, sono stato io ad ucciderlo. Ma se non mi lasciate andare, sparerò anche a lei. Fermo! Butta giù l'arma! Sta scappando! Inseguiamolo! Ok, l'abbiamo preso. È ancora vivo. Detective Lightning, è stato un piacere collaborare con lei per risolvere questo caso. Alla prossima. Alla fine, tutto è bene. Quel che finisce bene, tranne per il povero Antonio Scalcolanza, che è morto. Il suo assassino Manuel è stato arrestato e probabilmente non uscirà mai più dal carcere. Invece, la moglie si è risposata con un altro uomo ricco. Speriamo che nemmeno lui ci lasci le penne. Per quanto riguarda il noto imprenditore Nicholas, anche lui è stato arrestato. A seguito della morte di Antonius, la polizia ha indagato su alcuni affari loschi e ha scoperto che Antonius e Nicholas stavano truffando molta gente. Così alla fine anche lui è stato arrestato. A voi, ricordatevi sempre che dove c'è un detective, nessun criminale la fa franca.